Nuova udienza relativa al cosiddetto sistema Iorio su presunti intrecci tra politica e informazione. Gli avvocati chiedono la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e si torna in aula il 2 febbraio. All'unanimità il Consiglio Comunale di Campobasso vota un ordine del giorno proposto dal sindaco Battista a difesa della Corte d'Appello e degli uffici ad essa collegati. Approvato anche l'assestamento di bilancio dell'ente. Gli studenti più meritevoli dell'Istituto Leopoldo Pila di Campobasso per il quarto anno consecutivo hanno ottenuto la borsa di studio finanziata dalla famiglia Massullo, in ricordo di Mimmo, il giovane figlio prematuramente scomparso. Si conclude 1-1 il derby molisano tanto atteso tra l'Isernia di Mister De Bellis e il Campobasso di Mister Favo, valido per la 17ª ed ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie D, sconfitta casalinga per l'Olimpia Agnonese con il Matelica. Bentrovati con la nostra informazione. Come avete sentito, è ripresa oggi l'udienza relativa al cosiddetto sistema Iorio su presunte collusioni tra politica e informazione. Gli avvocati hanno chiesto la trascrizione delle intercettazioni telefoniche. Si tornerà in aula il prossimo mese di febbraio. I dettagli nel servizio. Sono tornate in aula davanti al giudice Teresina Pepe le 22 persone coinvolte nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto sistema Iorio iniziata nel 2012 che interessa politici, imprenditori, giornalisti e funzionari pubblici. Assunzioni pilotate alla protezione civile, informazione mirata a sostenere l'ex governatore della regione Molise Michele Iorio e ricatti. Questi tre filoni d'inchiesta oggi racchiusi in un unico fascicolo sottoscritto dal procuratore Armando D'Alterio. Rigettata l'opposizione allo stralcio della posizione di Quintino Pallante. Diversi gli avvocati che in aula hanno chiesto la trascrizione delle intercettazioni telefoniche che riguardano i propri assistiti per procedere poi con riti alternativi. Entro il 20 gennaio la deposizione delle memorie con l'indicazione delle specifiche. Il giudice ha fissato anche il calendario per le prossime udienze. Si tornerà in aula nell'anno nuovo il 1 febbraio, a seguire il 12, il 15, il 29 dello stesso mese e il 14 marzo. Torneranno invece in aula il 22 marzo Marco Notardonato, Francesco Bocce e Annalisa Piccirillo, per i quali è stato concesso il rito abbreviato. La Guardia di Finanza ha scoperto due circoli che operavano da tempo sotto forma di associazione d'ente sportivo, ma di fatto svolgevano la tipica attività dei bar e degli esercizi di ristorazione. La ricostruzione investigativa è stata eseguita dai finanzieri della tenenza di Larino, coordinati dal tenente Carlo Alberto Zampito. Le attività di verifica hanno interessato tre annualità complete dal 2012 al 2014 sino al mese di ottobre 2015. Accertati i ricavi non dichiarati e non contabilizzati per un importo superiore a 300.000 euro, mentre l'IVA dovuta ammonta a oltre 40.000 euro. Ancora cronaca, è deceduta nella notte a causa delle ferite riportate la ragazza precipitata a Isernia dal quarto piano della sua abitazione. In corso le indagini per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale. Servizio. Un volo di diversi metri dal quarto piano della sua abitazione a Isernia. È morta così nella notte una 28enne di origini rumene precipitata nella giornata di ieri e ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove è stata trasportata d'urgenza dopo un primo ricovero nel nosocomio della città Pentra. Sulla tragedia sono ora in corso le indagini degli inquirenti per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente. La caduta è avvenuta da una finestra dell'appartamento. I medici del capoluogo hanno tentato il tutto per salvare la vita della giovane, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite e i traumi riportati a seguito della caduta e del violento impatto sull'asfalto. Il decesso questa notte, sgomento e incredulità nel quartiere dove la ragazza era conosciuta. Cambiamo argomento, torniamo sulla vertenza del trasporto pubblico che coinvolge i lavoratori ATM. In mattinata, nuovo presidio degli autisti davanti al Consiglio regionale. Servizio. Come annunciato, i dipendenti dell'azienda Trasporti Molisana e le organizzazioni sindacali FAISA, CISAL, FIT CISL e UIL sono tornati in presidio in via 4 novembre davanti alla sede del Consiglio regionale per chiedere il rispetto degli accordi presi. Previsto per domani, infatti, il pagamento di due mensilità. Adesso ci hanno promesso che domani
ci daranno la notizia ufficiale che dovrebbero pagare le due mensilità, quelle maturate di ottobre e novembre. Speriamo che questo avvenga perché noi siamo ancora in attesa. Ecco, in tutti questi mesi avete comunque garantito un servizio. Che Natale sarà questo per voi? Ma sarà un Natale molto amaro perché le nostre famiglie stanno, sia noi e sia le nostre famiglie, soprattutto i nostri figli e i nostri nipoti, non gli possiamo comprare neanche il regalo per Natale perché siamo senza un euro. Quindi vedete un po' se questo può essere una cosa gradevole o meno. Per cui noi stiamo qui, aspettiamo, ci hanno promesso, speriamo che queste promesse vengano mantenute e fino a quando queste promesse non vengono mantenute noi non molleremo. Questo è chiaro ed è scontato. Adesso si parla di due mensilità, ma lei quante mensilità avanza? Io ne avanzo sei, quindi siamo quasi tutti agli stessi livelli, per cui se siamo qui siamo per questo, non per chiedere una banalità o cose campatenare, chiediamo i nostri diritti. Noi ci alziamo alle 4:30 la mattina, alle 4, andiamo a lavorare, fino ad oggi non siamo stati assenti un giorno, per cui penso che questo non sia poco, è una cosa che bisogna tener conto sia dalla parte dell'azienda e sia anche da parte dei cittadini, ma non tanto dai cittadini perché i cittadini, l'utenza lo sa ed è anche dalla nostra parte, perché arrivare a questo punto è troppo. Continueremo a far sentire la nostra voce, a pretendere quello che ci spetta, qualora le aspettanze pattuite non dovessero essere corrisposte, hanno assicurato i lavoratori ATM. Difesa della Corte d'Appello e assestamento di bilancio all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di Campobasso, tornato a riunirsi in mattinata. Il servizio. Con un ordine del giorno votato all'unanimità e proposto dal sindaco Antonio Battista, il Comune di Campobasso ha scelto di aderire al comitato in difesa della Corte d'Appello di Campobasso a rischio soppressione. Anche in riscontro di altri ordini del giorno promossi sul territorio dalla stessa provincia di Campobasso, io stesso ho già partecipato a diversi incontri del comitato, mi sono avuto anche un incontro con il Guardasigilli in occasione della visita ad Isernia, in un contesto ovviamente più ampio dove non si discuteva specificatamente della Corte d'Appello del Molise, è un atto importante, fondamentale, più grande di quello che si può immaginare. È un punto fermo del Consiglio Comunale di Campobasso, è un punto fermo della nostra amministrazione. Rivendichiamo la presenza della Corte d'Appello nel Molise in risposta alle esigenze del mondo della giustizia che va ben oltre i confini della Regione Molise. Il venir meno della Corte d'Appello nel capoluogo comporterebbe un effetto domino drammatico sulla città di Campobasso, ha proseguito il primo cittadino. Per questo non potevamo non dare un segnale forte e sperare che il pericolo sia presto scongiurato. La giustizia, l'amministrazione della giustizia rappresenta una parte dell'economia del Molise e della città di Campobasso. C'è tutto un mondo che gira intorno alle esigenze di garantire il presidio dello Stato sul territorio, è un mondo che fa economia. E poi va da sé che dovesse venir meno la Corte d'Appello, altri presidi sul territorio verranno meno. Comprendo perfettamente che il governo ha una necessità di riorganizzare gli uffici giudiziari sul territorio nazionale, però la cosa non necessariamente deve avvenire per numero di abitanti o per confini geografici. Si possono trovare i meccanismi e i coefficienti dell'accessibilità al nostro territorio e potremmo garantire anche per quella che è l'efficienza delle nostre strutture e possiamo garantire tranquillamente i servizi per un'area molto più vasta che il territorio regionale. Nel corso della seduta, con 18 voti favorevoli e 5 contrari, è passato anche l'assestamento di bilancio. Dopo il sì della Camera, la legge di stabilità passa all'attenzione del Senato. L'approvazione definitiva del provvedimento è prevista prima di Natale e al suo interno vede anche un ordine del giorno per il risarcimento ai familiari delle vittime del sisma San Giuliano di Puglia. Il servizio.
Con 297 voti favorevoli, 93 contrari e 4 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di stabilità e la manovra va ora al Senato per la terza lettura. Tra le ultime modifiche introdotte in aula, da sottolineare l'approvazione dell'ordine del giorno che riguarda il risarcimento ai familiari delle vittime del sisma del 2002 a San Giuliano di Puglia. Ad annunciarlo la parlamentare del PD, Laura Venitelli. Il comune di circa 1.050 abitanti e con un bilancio annuale di circa 400.000 euro, si legge nel documento, ovviamente non dispone di una capacità finanziaria pari a 35 milioni di euro, per cui è nell'impossibilità di procedere al pagamento. Sarà pertanto inevitabile la dichiarazione di dissesto finanziario che graverebbe pesantemente su tutti i cittadini di San Giuliano di Puglia e paradossalmente anche su coloro che hanno diritto ai risarcimenti. La parlamentare molisana ha così chiesto l'impegno del governo a trovare una soluzione adeguata o temperare alle sentenze, con particolare riguardo al risarcimento delle famiglie delle vittime e a scongiurare il dissesto finanziario del comune di San Giuliano di Puglia. L'auspicio, conclude la deputata molisana, è che, investito di questo onere, Palazzo Chigi adotti una soluzione in linea con quanto fatto nel passato per altre tragiche e luttuose vicende. Una speranza condivisa anche dal primo cittadino del comune Basso Molisano, che il mese scorso aveva messo in vendita tutti i beni comunali, dicendosi pronto ad incatenarsi. A dare manforte al sindaco Luigi Barbieri era stato anche il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno, che aveva ribadito come l'unica speranza fosse rappresentata dallo Stato centrale. Per il quarto anno consecutivo la famiglia Massullo ha omaggiato i ragazzi meritevoli dell'Istituto di Istruzione Secondaria Leopoldo Pilla di Campobasso con 3 borse di studio. Il servizio. Un esempio di generosità è quello della famiglia Massullo, che ha saputo trasformare il dolore per il tragico episodio di cronaca che anni fa ha strappato il proprio figlio Mimmo alla vita in opportunità e riconoscimento del merito per altri ragazzi. La famiglia infatti per il quarto anno consecutivo ha messo a disposizione dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Leopoldo Pilla di Campobasso, scuola che il figlio stesso frequentava, 3 borse di studio per premiare gli studenti meritevoli. Borsa di studio Mimmo Massullo vuole essere un aiuto per questi ragazzi, per costruirsi un futuro, per continuare a studiare e per fare qualcosa di importante per il Molise e per l'Italia. Quest'anno le ex eccellenze dell'Istituto Pilla hanno passato il testimone a 3 nuove eccellenze che si sono distinte per merito e impegno. Si tratta di Cristina Stelletti, Giulia Palladino e Daniele Conte, che sono stati rispettivamente premiati da Andrea Salvatore, Marco Colarocchio e Marco Valerio. La media sicuramente dei voti è stata la più alta del biennio e per questo sono stata selezionata per la borsa di studio. Investire nella formazione e nelle apparecchiature presenti all'interno dell'istituto, gli obiettivi principali dei premiati. Io sono molto emozionata anche perché questa per me è la seconda volta. Io già ho vinto il premio della famiglia Massullo quando facevo il primo superiore e adesso in quarto, quando mi hanno dato la notizia, comunque sono felice perché per me è un onore rappresentare una delle eccellenze del nostro istituto e come il secondo biennio. E sono contenta, sì. Credo di essermi distinta per l'impegno, perché diciamo, un ragazzo deve impegnarsi costantemente, altrimenti i risultati non vengono notati, insomma. E uno studio efficace, cioè un buon metodo, porta poi a un premio, perché nonostante i ragazzi sono demoralizzati nello studiare e quindi tralasciano la scuola, io invece non credo che questa sia una cosa giusta, perché questa è la nostra formazione per un nostro futuro. E cambiamo argomento. In prossimità delle festività natalizie, la Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore di Campobasso ha organizzato per il secondo anno consecutivo un presepe vivente all'interno dei locali dell'edificio scolastico, un'iniziativa formativa ed educativa per tutti i piccoli alunni dell'istituto. Vediamo. Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore di Campobasso torna alla seconda edizione del presepe vivente. Sì, infatti anche quest'anno abbiamo deciso di riproporre il presepe vivente perché ci è stato richiesto dai genitori. Naturalmente non è il classico presepe vivente che si vede nei paesi, abbiamo cercato nei nostri locali di adibire delle location dove i bambini stanno esprimendo il meglio di loro stessi. Per esempio abbiamo nella prima scena l'Annunciazione,
poi c'è la bottega del pane, dove i bambini, ecco, impastano realmente con la nostra cuoca il pane, imparano a impastare il pane, la pasta, hanno fatto le tagliatelle anche. Lì c'è il banco dei falegnami, dove i bambini lavorano in legno con dei piccoli attrezzi, naturalmente non possono farsi male, sono smussati, per cui possono lavorare tranquillamente. E poi abbiamo aggiunto quest'anno il banco della frutta, dove c'è un bambino che assiste la mamma nella vendita della frutta quando i pellegrini che arrivavano a Betlemme, ad esempio, non volendosi recare nelle locande, acquistavano il pranzo, diciamo, in loco. Come viene spiegato a livello educativo la preparazione al presepe vivente? No, anche perché noi seguiamo le norme dell'IRC, quindi prepariamo i bambini agli eventi religiosi, noi siamo soprattutto una scuola cattolica, per cui educhiamo i bambini anche alla luce della fede. Quindi noi dal primo giorno di scuola partiamo con la lettura del Vangelo, quindi loro toccano con mano, ora col presepe vivente, tutti i racconti che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno. Quindi dalla creazione siamo arrivati, cerchiamo di arrivare nel periodo di Natale al momento della nascita di Gesù. Grande successo e partecipazione all'evento che si è tenuto ieri all'interno del punto vendita Benetton di Termoli, che ha visto come protagonisti gli stessi acquirenti e rappers protagonisti del film All Night Long. Vediamo. Christmas in Harlem. Successo e grande partecipazione all'evento che si è tenuto ieri 20 dicembre presso il punto vendita Benetton di Termoli in corso Umberto I, un appuntamento unico nel suo genere che ha visto come protagonisti gli stessi acquirenti che si sono cimentati in una splendida vetrina vivente in compagnia di Babbo Natale, entrando così in uno spiccato clima natalizio. L'iniziativa promossa dal titolare del punto vendita Giuseppe Basile ha ospitato i protagonisti del film All Night Long, presente in questi giorni nelle sale cinematografiche. Di qua a pubblicare il film ci ha ospitato il nostro amico Giuseppe Basile, in questo store bellissimo della Sisley Benetton. Qui c'è uno dei protagonisti del film. Buonasera Termoli, siamo qua per presentare il film All Night Long. Sta andando un po' bene nel cinema, tutto, gli ha un po' espandersi in tutta l'Italia. Sembrava giusto essere qui, anche perché è una città che ci accoglie sempre con grande calore, con grande simpatia, specialmente a noi di Cuba, perché abbiamo già un'esperienza passata qui in questa città, in questa regione, ecco. E poi con Giuseppe Basile, bucoliche, poi che ne parliamo a fare? Lo diciamo proprio napoletanamente, che ne parliamo a fare? Un evento meraviglioso, una grande idea, e spero che questa cosa possa andare avanti nel tempo con All Night Long, perché anche Giuseppe Basile fa parte di All Night Long, voglio. Valorizzare la città dando vita ad iniziative dinamiche per promuovere il posto e per creare spirito di aggregazione stimolato dalla presenza di ospiti d'eccezione. Ho pensato di organizzare questo evento più che altro per ringraziare le collaborazioni degli amici e del film All Night Long, che è nelle sale dal 3 di dicembre in tutta Italia. Continueremo a vedere sicuramente la proiezione a gennaio, e perché no, qualche mese in più non fa male. Quindi con il loro aiuto, la loro partecipazione e la loro amicizia abbiamo cercato di organizzare questo evento, che, come voi sapete già, Molise TV, una serie di eventi organizzati tra la Benetton e le bucoliche, giusto per riavvivare un attimino il paese, l'economia, e cercare, perché no, di cambiare un attimino anche l'aspetto di Natale, che quest'anno era un po' rattristito. In apertura la Serie D, vediamo insieme i risultati della 17ª giornata del girone F e la relativa classifica. Alma Juventus Fanovis Pesaro 2-1, Miternina Fermana 3-4, Giulianova Monticelli 3-0, Folgore Veregra Castelfidardo 2-0, Isernia Campobasso 1-1, Jesina Chieti 2-0, Olimpia Agnonese Matelica 1-3, Recanatese Avezzano 2-2, San Benedettese San Nicolò 3-1.
Ecco la classifica aggiornata, in testa sempre la San Benedettese con 41 punti, segue Matelica 33, Alma Juventus Fano 31, Folgore Veregra 25, San Nicolò Avezzano Jesina 24, Monticelli Campobasso Isernia 23 punti, Chieti 22, Recanatese 21, Fermana 20, Castelfidardo 19, Olimpia Agnonese 17, Vispesaro Giulianova Miternina chiudono... Vispesaro e Giulianova a 15 punti, chiude la Miternina, scusate, 13 punti. Finisce dunque, come abbiamo visto, dalla schermata con un pareggio il derby molisano tra l'Isernia e il Campobasso. Una partita senza grandi emozioni che ha fatto però registrare il corretto comportamento di entrambe le tifoserie. Il servizio. Isernia e Campobasso si concedono nel 2015 con un derby che finisce in parità. Grande cornice di pubblico alle piane, ottima coreografia da entrambe le tifoserie e soprattutto grande sportività. E questo, diciamo, è il segnale più bello di questa giornata. In campo c'è stato veramente ben poco, due squadre che si sono affrontate, soprattutto si sono studiate a centrocampo, né è anche valso meno lo spettacolo. Finisce 1-1, andiamo con una cronaca davvero streminzita. Nel primo tempo, al 19esimo, c'è un tiro cross di Alessandro, ma nessuno raccoglie il pallone e sfera che attraversa tutta l'area di rigore. Al 20esimo Grillo smanaccia su calcio d'angolo, buona occasione, poteva essere sfruttato sicuramente meglio dall'Isernia. Al 44esimo tiro alto di Simonetti, sempre per la formazione biancoceleste, ma nulla di fatto, si va così negli spogliatoi sul 0-0. Nella ripresa il Campobasso comincia ad accelerare, l'Isernia dovrebbe accusare il colpo di aver speso sicuramente grandissima energia, ma invece sarà tutto il contrario, almeno nella prima parte della ripresa. Parte il Campobasso al 63esimo con Todino che non sfrutta un contropiede micidiale sul lancio di Grazioso, pallone, palla che poteva essere sicuramente spesa meglio da Todino. Al 68esimo arriva il gol dell'Isernia, ma c'è da registrare un errore grandissimo da parte della difesa del Campobasso, soprattutto dei due centrali, ma in particolare in questo caso è Gattarri che commette con grande ingenuità un calcio di punizione. Sugli sviluppi di questo calcio di punizione, Saltarin, dopo una risposta non impeccabile del portiere rossoblù, mette la palla in rete. Da ricordare, bello anche il gesto dell'attaccante isernino, che ne è tra l'altro un under. Il Campobasso quindi si butta tutto in avanti alla ricerca del pareggio. All'81esimo arriva puntualmente un grande tiro di Corbo e gol di Gattari su un presunto fuorigioco, ma rivedendo le immagini sembra tutto regolare. 1-1, finisce così l'incontro, le due squadre non si fanno male, era un clima natalizio, così è stato, tutto da rifare per il Campobasso, dovrà cambiare registro nel 2016. L'Olimpia Agnonese perde in casa contro il Matelica, finisce 1-3 al Civitelle. Il servizio. Domenica amara per l'Olimpia Agnonese che cade in casa contro il Matelica al termine di un match in cui non riesce mai ad essere completamente padrona del campo e con i marchigiani che registrano l'ottima prestazione del solito Vittorio Esposito. Già dai primi minuti i marchigiani si rendono pericolosi passando in vantaggio al 13esimo minuto con Esposito che sbuca alle spalle della retroguardia di casa e batte Mancino con un'impercettibile deviazione di Chiocchia. Un duro colpo sul morale dei Granata che due minuti più tardi rischiano di subire nuovamente gol da Giovannini servito da Esposito che però calcia alto. Il giocatore di San Martino in Pensilis punisce nuovamente l'Olimpia Agnonese con una doppietta che arriva al 19esimo. Mister Paolucci corre ai ripari inserendo Guida al posto di D'Ambrosio, ma la partita non cambia. Marolda prova a dimezzare lo svantaggio con un tiro che però trova la risposta dell'estremo difensore del Matelica. Nella ripresa l'Agnonese si fa vedere con Yellow che segna il gol per i padroni di casa. La speranza di una rimonta naufraga con l'arrivo del terzo gol realizzato da Giovannini. Inutili i successivi cambi e l'ingresso di Scarano e Faggiano per Carpentino e Di Lollo. Il Matelica festeggia e porta a casa tre punti meritati. Dalla Serie D al campionato di eccellenza, dove vediamo insieme risultati e relativa classifica.
Pietra Montecorvino, Cliternina 1-3, Real Montenero Termoli 2-3, Roccaravindola Casalnuovo Monterotaro 1-1, Treppini Matese Alife 2-1, Venafro Vasto Girardi 0-0, Macchia Sesto Campano 3-0, Calciodauno Olimpiariccia 0-0, Campobasso 1919 Gamba Tesa 1-1. Vediamo la relativa classifica di eccellenza. In testa il Treppini Matese con 35 punti, seguono Vasto Girardi 34, Alife 31, Venafro Calciodauno 30, Sesto Campano, Termoli 28, Olimpiariccia 21, Macchia 20, Real Montenero, Gamba Tesa 19, Roccaravindola 18, Comprensorio Vairano 14, Cliternina e Pietra Montecorvino 13, Campobasso 1919 11, Casalnuovo, Monterotaro chiude la classifica di eccellenza con 8 punti. Passiamo alla promozione, vediamo anche qui i risultati di domenica. Spinete Campo di Pietra 0-2, Petacciato Baranello 2-2, Castelmauro Roseto 0-0, Frentagna Sant'Eliana 1-1, Lupetti Guglionesi Cerce Maggiore 0-2, Real Prata Carullo 1-1, Real San Martino Bois Jelsi 1-0, Torre Magliano Matese 2-2. Vediamo la classifica di promozione. In testa i Lupetti Guglionesi con 36 punti, seguono Frentania e Campo di Pietra 30, Cerce Maggiore 28, Bois Jelsi 27, Baranello Roseto 25, Rocca Sicura, Real San Martino 20, Sant'Eliana Spinete 19, Torre Magliano Matese 18, Real Prata 17, Castelmauro Carullo 16, chiude Petacciato con 11 punti. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmi all'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per martedì 22 dicembre. Un campo di alte pressioni abbraccia le regioni sudorientali ma con correnti in rinforzo dai quadranti settentrionali. Annuvolamenti sparsi sulla dorsale appenninica. Venti in rinforzo dai quadranti nord-occidentali, mari tendenti a mossi sul versante adriatico, poco mossi altrove. Temperature superiori alle medie del periodo. Campobasso minima 6, massima 12 gradi. Isernia minima 5, massima 13 gradi. Termoli minima 11, massima 14 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa, spendi e risparmi conviene! Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.